perché il post di Giorgia Meloni andava a sottolineare come questa grave situazione di sicurezza e questo odioso reato contro una donna si sia realizzato in una città italiana in pieno giorno ad opera di un immigrato irregolare. Quindi sono temi di campagna elettorale, quindi assolutamente centrale. Beh, non sapete, è vero che ci sono 11 stupri al giorno che vengono denunciati, 11 ogni giorno. Certo, ma non è solo una questione, infatti. No, ma per dire che poi un attimo sulla pubblicazione di video sensibili, basta andare sulle pagine ufficiali del Partito Democratico e troverete le immagini orribili, anche quelle, ma senza pixel, della violenta aggressione che ha portato alla morte del povero immigrato Alica in Civita. E per lei è la stessa cosa. Beh, la gravità, quella è anche maggiore, perché oltretutto quelle immagini non erano pixelate. È la solita doppia morale della sinistra. Invece di parlare, e serve come arma di distrazione di massa da parte del presidente Letta, perché invece di parlare del fatto che in Italia ci sono centinaia di migliaia di disperati che vivono come animali e che noi vogliamo aiutare, perché non è possibile che nel 2023 in Italia si viva come animali per strada, anche se sei al di là della condizione di immigrato regolare o no, ma ne faccio proprio una questione umanitaria, quindi non è solidarietà e umanità far vivere, far entrare una persona senza lavoro, buttarla per strada. Io sono nato e cresciuto nell'Esquilino a Roma, vicino alla stazione Termini, e per cui conosco perfettamente questa ipocrita solidarietà dei circoli della Roma Bene, di alcuni circoli del volontariato che vanno a portare coperte e minestre, che è assolutamente un'azione meritevole, ma non si risolve così il problema, e si lasciano degli esseri umani, immigrati o no, non mi interessa, per strada, caso, a vivere come animali, in preda ai propri istinti animali, e questo succede, quindi era un atto di denuncia da parte di Giorgia Meloni di un odioso reato verso il quale il governo dei migliori non ha portato avanti, e la collega lo sa perfettamente perché presiede la commissione specifica, il reato sull'avvicinamento. Sul divieto di avvicinamento, e quindi su questo c'è un fronte comune, cioè siamo tutti ovviamente per prevenire e contrastare questo odioso reato, ma denunciarlo fa parte della campagna elettorale, perché noi riteniamo che ci sia un'immigrazione non controllata e che porti queste gravissime conseguenze. Più che lo